Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei andare avanti con il mio viaggio in Italia, in particolare vi porto in Piemonte. Però prima piccola premessa, il Piemonte è vicinissimo a casa mia perché io abito a Genova, il Piemonte confina con la Liguria e quindi essendo così tanto vicino io ci sono andata un sacco di volte e l'ho visto quasi tutto. Quindi non potevo fare un video in cui mostrarvi tutte le zone del Piemonte che ho visto perché sarebbe venuto fuori un video troppo lungo. Ho dovuto fare una scelta sofferta, devo dire, perché ci sono un sacco di zone che avrei voluto condividere con voi, però alla fine ho scelto la zona del Monferrato, in cui tra l'altro sono stata recentemente e che mi aveva colpito tantissimo. Quindi ho pensato di condividere con voi questo viaggio. Quindi parliamo in particolare dell'Alto Monferrato, però andiamo con ordine. Intanto è stato un viaggio che ho fatto grazie ad un cofanetto regalo che si chiama Smart Box. In questo cofanetto era compresa una notte in un residence che si chiama il Pozzo Fiorito. Vi lascio giù in info box il link qualora vi interessasse. Avevo passato lì qualche giorno perché poi io avevo aggiunto un'altra notte e devo dire che in soli 3 giorni siamo riusciti a vedere un sacco di cose, anche un po' il motivo per cui ho scelto questa zona, perché in pochi giorni riuscite veramente a vedere tanto. Non mi soffermo sul residence perché comunque vi ho lasciato il sito giù in info box, quindi potete andare a vedere direttamente. Partiamo dalla città di Asti, che è poco pubblicizzata dal punto di vista turistico, perché comunque non fa parte di tutte quelle città d'arte che di solito vengono pubblicizzate e consigliate, però è un vero peccato perché è davvero deliziosa. È una città piccolina, a misura d'uomo, che potete vedere a piedi, però ha un interessantissimo patrimonio artistico-culturale. Intanto conserva il suo assetto urbanistico medievale. Poi potete vedere la splendida cattedrale, la collegiata di San Secondo, le torri e le strade hanno dei palazzi in stile barocco e dei negozi in stile liberty. Quindi davvero mi ha colpito molto e vi consiglio se siete in zona di farci un passo perché davvero merita secondo me di essere vista. Poi un itinerario bellissimo che abbiamo deciso di seguire è quello religioso che si chiama Terre dei Santi e comprende una serie di tappe tra chiese, abbazie e santuari. Al di là dell'aspetto religioso, è veramente bello dal punto di vista paesaggistico e artistico-culturale, quindi non è necessario che voi siate credenti, è necessario che vi interessi ovviamente l'arte, che vi interessi la cultura e la natura, perché poi sono tutte abbazie e chiese immerse nella natura. La prima tappa, che è anche quella che mi è piaciuta più di tutte, è l'abbazia di Vezzolano. È uno stile romanico gotico ed è uno dei monumenti medievali più importanti del Piemonte. Mi è veramente piaciuta perché intanto è immersa nel verde, quindi il paesaggio era molto suggestivo, ma poi all'interno è tutta affrescata, c'è una parte che è completamente affrescata, soprattutto all'interno del chiostro ci sono questi portici con degli affreschi veramente meravigliosi, quindi merita di essere vista. Inoltre l'ingresso è gratuito, che non guasta. La seconda tappa è stata la chiesa di San Nazario a Montechiaro d'Asti. Questa mi ha colpito tantissimo perché è su un colle, circondata da vegetazione, però ha un campanile alto 20 metri su 4 piani che svetta letteralmente tra gli alberi. Tra l'altro è di colore bianco e rosso a righe, quindi vi colpisce anche da lontano, lo notate subito. Poi la chiesetta è molto piccola, si può raggiungere a piedi, il sentiero è molto lineare perché è in mezzo a un prato, solo che è un po' in salita ed è sotto il sole, quindi tenetelo presente, soprattutto se è estate, perché magari vi serve una protezione solare oppure un cappello. Non è un percorso lungo, ci abbiamo messo circa 10 minuti, però io comunque vi consiglio di tenere presente che è sotto il sole. Vi colpirà perché ha strisce bianche e rosse, quindi mattoni e arenaria, ed è veramente bella dal punto di vista artistico e anche paesaggistico, perché quando arrivate in cima vedete proprio tutto un panorama spettacolare che davvero vi lascerà senza fiato. Lo stile è romanico e la sua costruzione risale al 1130 circa. È una bellissima chiesetta
che io vi consiglio assolutamente di inserire nel vostro itinerario. Un'altra tappa che abbiamo aggiunto in realtà un po' all'ultimo secondo, grazie al consiglio della proprietaria del residence nel quale stavamo alloggiando, è la chiesa di San Secondo, a 1 km circa da Cortazzone. Questa è bellissima, mi ha colpito tantissimo. Lo stile romanico risale circa al XII secolo, ma quello che mi ha colpito è che è veramente ricca di simbologia. All'interno ci sono un sacco di simboli che sembrano richiamare l'esoterismo, l'alchimia, l'astrologia, quindi veramente un patrimonio simbolico ricchissimo. E per me, che sono interessata a queste cose, ovviamente si è rivelata una meta interessantissima. Ci sono dei richiami al cosmo, all'alchimia, alla femminilità, agli archetipi, quindi sarebbe veramente da fare un video a parte solo su questa chiesa perché c'era un sacco di materiale. Comunque io giù in info box vi ho lasciato il link della mia pagina Facebook sulla quale inserisco maggiori dettagli, perché su YouTube faccio un video in cui vi illustro a grandi linee quello che ho visto, quello che è stato il mio itinerario. Invece su Facebook diciamo che entro un pochino più nei dettagli, sono un pochino più precisa e quindi se volete saperne di più e approfondire quello che io sto dicendo, potete andare a vedere tranquillamente la mia pagina. Quindi anche questa chiesa io ve la consiglio caldamente. Poi abbiamo fatto una tappa a Castelnuovo e siamo andati a vedere il Colle Don Bosco, che è tutto dedicato appunto al famoso parroco Don Bosco. Dal punto di vista artistico e paesaggistico è molto meno suggestivo questo luogo perché è moderno e di costruzione moderna, quindi vi colpisce meno, però comunque racconta la storia di Don Bosco, cioè nel paese la sua casa natale, quindi potete fare proprio tutto il percorso, diciamo, della sua vita, di quello che lui ha fatto, le sue opere, il bene che ha fatto ai ragazzi che comunque erano più in difficoltà. Quindi, insomma, se conoscete un po' la storia di Don Bosco, sapete più o meno che cosa ha fatto e può essere veramente interessante dal punto di vista più che altro storico, però dal punto di vista, diciamo, estetico, sicuramente è il luogo meno suggestivo. Poi, decisamente più suggestivo invece è stato il Sacro Monte di Crea, che è anche stata l'ultima tappa del nostro itinerario religioso. Si trova sulla collina più alta del Monferrato ed è veramente suggestivo perché è completamente immerso nel verde. È praticamente un parco naturale in cui si intrecciano storia, religione e arte, quindi veramente c'è tutto. Ed è inoltre patrimonio dell'UNESCO, quindi merita sicuramente di essere visto. Nel santuario si possono ammirare degli splendidi affreschi e poi sul Sacro Monte c'è un itinerario molto suggestivo e particolare che comprende il raggiungimento di 23 cappellette. In ognuna di queste ci sono delle sculture a grandezza naturale, quindi è qualcosa di veramente bellissimo dal punto di vista artistico, che vanno a rappresentare, a simboleggiare i misteri del rosario. Però al di là del fatto religioso, è veramente bellissimo proprio dal punto di vista artistico. Io sono rimasta colpita da queste sculture, sono fatte benissimo. Alcune purtroppo erano in fase di restauro e quindi avevano dei ponteggi, delle impalcature, quindi non ho potuto vedere proprio tutto bene. Però credo che adesso i lavori siano stati finiti perché comunque io vi sto parlando di un po' di tempo fa. Ma davvero, se andate in quella zona, io vi consiglio di fare una gita al Sacro Monte di Crea. E poi in cima al monte c'è la Cappella del Paradiso, che è dedicata all'incoronazione di Maria da parte della Trinità, e all'interno ci sono oltre 300 statue. È veramente bella anche dal punto di vista estetico perché ci sono delle colonne, una cappella circolare, e veramente completa questo itinerario così suggestivo. Io devo dire la verità, se tornassi in quelle zone sicuramente farei un altro viaggetto su questo monte perché è bello dal punto di vista paesaggistico e artistico-culturale e quindi insomma è uno di quei luoghi che riesce anche a rilassare, secondo me. E questo è stato l'itinerario religioso che ha caratterizzato il mio viaggio, però abbiamo visto anche dei borghi molto carini, ad esempio Cocconato, che è uno dei borghi più belli del Monferrato, è molto panoramico, ci sono delle colline intorno che si estendono per chilometri e il paese è assai caratteristico, ci sono negozi tipici, stradine tipiche. Poi potrete vedere la chiesa del 1700 e una farmacia, anche quella risalente più o meno a quel periodo, che è antica, storica e conserva ancora la sua vetrina originale, quindi anche quella è particolare.
Poi lungo la strada abbiamo incontrato un altro piccolo borgo che si chiama Frinco. È decisamente più piccolo, però è comunque caratteristico perché rimane in altura e offre veramente un panorama spettacolare. Quindi vi consiglio comunque di fare una piccola tappa anche in questo paese. Poi l'ultimo giorno ci siamo dedicati a qualcosa di un po' più rilassante. Siamo andati a Montiglio Monferrato sul lago di Codana. Il lago di Codana è un lago artificiale. Io credevo che fosse naturale, quindi mi aspettavo il classico lago, invece è proprio un lago artificiale. Però è carino perché ha un ristorante che è direttamente affacciato sul lago, che vi offre veramente una sala panoramica che è uno spettacolo, quindi potete mangiare direttamente sul lago ed è stato molto suggestivo. Vi lascio giù in info box il link del ristorante perché ha una cucina ottima, veramente di qualità, piatti tipici della tradizione piemontese, della tradizione italiana. Io ho mangiato veramente benissimo, quindi ve lo consiglio. Poi abbiamo fatto un breve giro intorno a questo lago, che però, essendo un lago artificiale, ovviamente è meno suggestivo rispetto a quelli naturali. Tuttavia, mi sono rilassata perché comunque si passeggia, c'era silenzio, si stava bene pur essendo domenica, quindi insomma ve lo consiglio. Poi l'ultima tappa è stata Castellalfero, che è definito il balcone sul Monferrato perché è veramente bellissimo dal punto di vista paesaggistico. Offre un panorama stupendo. Quando arrivate in cima al paese, praticamente c'è una terrazza che si affaccia direttamente sulle colline del Monferrato, quindi è veramente bellissimo. Noi ci siamo seduti sulla panchina ad ammirare questo paesaggio, ci siamo stati quasi mezz'ora perché davvero non si riuscivano a staccare gli occhi da quanto era bello. E anche il centro storico è molto carino, c'è un antico granaio, ci sono le mura medievali, le stradine caratteristiche, quindi sicuramente merita una visita. E inoltre c'è un castello settecentesco che ospita un museo. Quindi, insomma, volendo potete anche fare questa tappa culturale. Questo è stato il mio mini viaggio nel Monferrato. Sono stata pochi giorni, ma ho visto veramente tantissime cose come se ci fosse stata una settimana. Quindi io ve lo consiglio perché se riuscite a concentrare bene tutte le tappe, a fare l'itinerario in modo strategico, potrete veramente vedere un sacco di cose. Io spero di esservi stata utile, di avervi dato qualche consiglio di viaggio. Vi ricordo che giù in info box potete trovare il link della mia pagina Facebook, così potete avere maggiori dettagli. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo alla prossima con la tappa successiva del nostro viaggio in Italia e io vi mando un bacio enorme.